Andarvi a cambiare, ok? Non vi scordate, perché sennò io poi da lì non posso seguirvi, non so dove siete. Let me introduce you, Cinecola. Oh, se non vedi che ci sta dando anche la goccia, state attento. Dio, scusa, non ancora mi metto il rossetto. Mi posso giuro rossetto. E non riesco a garantire tutto. Hanno fatto un trucco, una grande. Veramente? Lingi vedi, di glucchioso, veramente, è tanto pronunciato. Gli hanno persino fatto lo strabismo di Venere per farla, farla più, fascino, più fascinosa. Appena più una telecamera, subito è numero uno. È numero uno. Questa è un'antica scopa realizzata a mano da mio padre. Cioè, questa è l'unica che ho fatto io, nel senso, però me l'ha insegnato mio padre prima di che non l'ha fatto più. Con il sorgo, l'usciurg, la saggina, ancora più italiano. Questi sono settore dei salici gialli, quelli proprio tipici della Val di Sangro. E questo è il sorgo, fatto tutto a mano, senza chiodi, senza corde, senza... Bastone di ulivo. Le pretole di legni. Però era troppo basso, sono da levare. Le pretole di legni sono mie, che stesso. I tingli dollara. Le dollara a palate, che lei che è orologina. Eccole. E si è spaccato, ma molto. Io sono stato in America 20 years, 20 anni. Tingli dollara. Sono il più affascinante di tutti. La trama è ambientata nell'immaginario abruzzese. Giovina, innamorata di Giovanni, è ostacolata dal padre Pasquale, povero contadino rimasto solo, per un'unica ragione. Le umili condizioni del ragazzo non offrono certezze al futuro della fanciulla. A Giovanni, Pasquale preferisce il non più giovane Roccantò, tornato pieno di fortune dall'America. Rosinella, confidente di Giovina, le consiglia di assecondare il padre prospettandole una soluzione, magari approfittando del debole che Pasquale ha per lei. Le circostanze favorevoli portano Pasquale a chiedere la mano di Rosinella, che accetta, ma a patto che egli non ostacoli più l'amore della figlia. Inequivocabili parole sulla vita libertina di Roccantò
e addirittura la scoperta di una tresca con Carmela, convincono Pasquale a cedere. Litigi, malumori e incomprensioni complicano la storia fino all'atteso lieto fine. Aprirà il sipario la sinfonia Sogno di Bimbi. Buon ascolto. Thank you.
Le dici sempre, mamma me, a stumenni ci vuole la fortuna. Chi te d'unnamurò e chi non te manchi niuna. E i vo tutti diretti. Prima in lu povero, monghi lu recca. Dici lu detto, chi li te d'ore e chi li te manchi di stagna. Ma va buone. Prima stavo in ghinno, ma sta un po' più su. Avanzati i gradi la signorina. Ma di sti non sei sette, per piacere. Questo che ti dire, non è la verità. Ermi, piuttosto che la gelosia che te ne fa parlare. E che lei è qua, la gelosia. Cora me, che io sono un fiore, ma uno di quelli più rari che ci sto. E si possa perdere su me, mentre il suo fiore. E non mi cagni proprio in nessuno, non ti preoccupa. Tu piuttosto. Metti sta conguarella la mattina, vi togli l'acqua. Ci la ceci. Che ti fa? Il ruota a seto? Ancora potrò non c'ho la varra che ti si ingoia. Io mi sono maritato, vuol dire questo è un destino mio. A cui c'è però, Carmen, si può mai sapere della vita. Tu invece, che sta lenga lunga che ti ritrovi, tu non c'è niente marito nelle trovi. Hai capito? Non le vedere, non le vedere. Finite le piste chiacchiere. Cane saggi, capo in me avete parlato. Entra Lupetta, tengono dolore. È come una spina che mi arriva al cuore. Per piacere, se vi compiace, lasciatemi in da pace. Giù, non sto sentendo questa pettolina, per piacere. Piuttosto, dimmi che ti è successo. Io ti vedo triste, muta. Eccola, figlia bella, e tu te l'occhio pieno di lacrime. Infatti prima non parlavo troppo addolorata. Parla, io ti posso consigliare, mandare cuore. Ero tanto amica di quella buona anima di mamma te, io l'uomo cuce bene. Sì. Se fosse viva mamma, sti cose, non succedesse. Sì. Tu li sì, e chiudi in anni che faccio l'amore in che Giovanna. Sì, sì. Ma papà non è stato mai contento. Dice che è un povero giornatare, senza una posizione, senza un avvenire. E per questo mi volesse a più pa uno con un sacco di quattrini. Ma che ci faccio in quelli quattrini se non giusto lo bene? Che ci faccio? Ieri sera, l'americana è venuta a casa a me, abitata da Petrum. Io non ne sapevo il motivo della visita, ma quando sono saputo la tramortita, oh mamma, mi ha cascato il mondo in gol, sono rimasta di stucca. Giovanni è povera, li saccio, ma io gli voglio bene. E papà questo non le vuoi capire. Tengo da farlo volere se mi vuoi da a Roccantò! Ma non è Roccantò! A Roccantò! Io non da niente, questo cingi la vuole Roccantò! Con lui gli acchi tra di terra. Mannaggia la miseria. Ma mo se la vedete che me Roccantoni. Faccio io se lo pensiette. Sinti giù. Mo vediamo mia puttana marflossa matassa. Cioè io tengo qualcosa per la cocci, però tu vada a fare una cosa. Ad accontento perda di fronte a tutti chi è. E specialmente di fronte a Giovanna. La cosa sembra più vera possibile. E state tranquilli. E vedi che dopo va buono. Sì, Rosina, ma spiegami che vuoi fare. Mo, ne posso spiegare. E la cosa non è difficile, ma. Vedi che riesce, state tranquilli. Tu però se ti rientra nessuno e fa quello che ti so detto io, capito? Mo mi ha che tengo che fa. Rosina, che fa niente? Mi raccomando, silenzio, silenzio, non vi riammica. È semplice per te, Rosina. Mia faccia di ragione che tra di noi non ci sta più niente. Fino a ieri sera gli sono girato amore eterno. Oddio. Signore, se così è da finire, Signore, fammi morire.
Cando, te ne sono dette in affare, quelli lì sono da parlare. E gli sono dette subito, no? Guarda che se tu si decisi di vendere la masseria, e gli si sono trovati che si la carta, ti muto il numero di cane che tu sa che dei quadrini, sono detto. A meno che tu non si decisi, eh. Però tu me la credi. È un peccato a farsi scappare quest'occasione. Se tu non le capisci, ci stai sempre per pacchi, me la rendendo. Pasqua, tu mi sai che ne capite una cosa. È un affare. Io sono Mr. Rocco Antonio, sono state 20 years, 20 anni in America, quindi sai che il business di affari. Ah, non c'è per parlare americano che non capisce. Pasqua, io tengo le dollari a palato, e a tostare le dollari a palato, trovi tutte le porte spalancate. Allora si può fare. Tu hai distente, si capì? No, che sto capendo. Parlami poco americano, che ancora non parlo per niente. Ma stiamo per, fammi sentire. Come si presenta questa masseria? La casa! Io la masseria dove no? La finita, non parla a re! Oh, per una terrazza al quarto del mare, se ti giuro sarai al vento! Yes! Al vento della Maria, che ti posso... All right, Pasqua! Ma dimmi una cosa, ci sta l'ulargo? L'ulargo? Io la masseria, a metà capo sta in uno spiazzo, da in aria, ci potrei scavare centinaia di contare di grane! Ehi, a via sorte, chiudere San D'Agor, te una cantina piena di volte di lì! E ancora appiccicato te una stalle, tutti pieni di mettere le vacche di questa razza, come si chiama? Di razza simmentale. Yes! All right, Pasqua, ma fammi a capire, per l'irrigation, ne hai a noi? Scusa, che significa l'irrigation? Irrigation, pannaffia, Pasqua, pannaffia! Eccolo, te non posso, ma te mi sono stato a misurare 25-26 metri a sotto. Chiude 3 metri d'acqua, c'è detto quelle somme di terra viola. Ma che ti capisci che è un affare, è un affare. Yes! No. All right, Pasqua. Oh, now, mo, ti fa la domanda very, very important. La più importante di tutti qui. Dimmi. How much? Mi la sapete. Che significa? Che significa? Canta c'è voi, questa masseria. Quando c'è, te lo sono detto, parla niente da fatte mamma. Quando c'è voi, anziché non ci forse può sembrare pure, però... Oh, ma la crede, al quarto della valle è tutto di piano, come una pianta di mano. Carucci sì, però è un affare, te lo so dire. Ma d'altronde che mi ha cercato? 12-13 milioni. Esageration! 12-13 milioni di dollari per la masseria. E ma si è acchiappito, è una raffineria. Ma che si capite di dollari? 12-13 milioni di lire italiane. Ah, no, yes. Mo, sì. Guarda che se ci è subito, la sera stessa, va a finire che le danno pure per una decina di milioni, ha fatto a capire. Pasqua, per 10 milioni di lire, oh. Yes, all right. Yes, all right. Io fanno un regalucci alla mia futura wife. No, che wife? Ma che te dici le wife? Non le wife, Pasqua, wife. È un affare. In americano wife vuol dire moglie. Ma una parola quando parla con il sistema di cane. Ma tu che parola me la impara? Yes! Ma ci sono così buone, Pasqua! Papà! Ciao, sorry. Papà! Mamma! Good morning, girl! Di mattina si la più bella, mezza di fiori di stuprate, si la più profumata. Che cosa non puoi dire? Parole fine e raffinate, da una recchia all'altra passate. Pi l'amore, li quadrini, girivo, roccando! Giovi, andosti, Giovi! Oh,
Fia me, quando ne ti incaffa, tu ne siti in solo a te e vuoi fare tutto ti incaffa per farti fare la signora. E tu vuoi vedere chiunque sa con che goccia caria l'acqua come nasce. Papà. Ma possibile, non li puoi capire tu? Caro, e che lei? Roccardo, e via, che mannaggia la miseria. E che lei? Questo è l'uomo che fa per te. Le puoi capire? Ma ti vedrai che piano piano questo felice ti ci farà. Ti faranno innamorare di essi, sì, bravo, sto americano. Dopo te le soldi, le segate. Mannaggia la miseria. Possibile che tu non puoi capire questo ti va bene. Chiani chiani vedrai, Roccando, tu cuore. E a chiappi innanzi la mano a Schwinica, chiani chiani si affezione, no? Che capo, te le segate tutto così. All right. Facci tutti quelli che vuoi, giù. Vedrai che col tempo, with the time, io ti faccio innamorare with my heart and my spirit. Che tutto il cuore è l'anima. Così mi piace, brava la figlia a me. Yes, alright. Va bene, tenete ragione voi. Mi sono stufita fa sta vita. Voi cagna, voi fa la signora. Voi fa prima di me di tutte quelle. Tutte la testa prima di me. Mi volevo arricchire. Ma che ti importa di me? Però, Giulio... Dimmi, papà. Una cosa mi raccomando. Non pensa più Giovanni. Capito? E chi è che mi ha chiamato? Nessuno, chi ti ha chiamato? Non mi ingannate, sono andato a chiamare Giovanni. Ma perché ti ha chiamato nessuno? Beh, bravo. Che quadretto è bello. Lo c'è nella columba. E lo padre che maestrino e fa pure la fotografia. Bravo. Giovanni, quante volte ti saluta, dice il carro di Pietro pure mo. Giuini non è per te. E ti sono detto che no, passa chi manca vi stavi. Come on, vita andò tanai. Attenta a quelle che fai, che a New York te ne puoi venire. No. Giuini non è per me. E perché? Chi sei tu? Chi è figlio? Purello come me. E mo, mi volete arricchire alle spalle di su... di su cazzeno americano, tieni qua. Attention! A balacuma pieno. Io sono Mr. Rock and Roll. Sono state 20 years, 20 anni in America. E allora mi sono barato a tre di fight. Ehi, capo! Oh. E chi è questo fight? E chi è li fight? Li fight. Tutta lì pro! Passa! Ti metti che sei miserabile! Che ti scherzare! Io mi sposo giù, perché? Essi va bene a me. E vuoi bene a essi? E non ci sto più niente da dire, ok? Mi sei capito? Giulio, ma lui era quello che ti ha detto questo. Spari, e l'ha sentito là per qua, non ci posso credere. Come, fino a ieri sera mi si giurò d'amore infinito. E mo niente, io non ho più niente, no, non ci credo. Sì, Giua, e lui era. Vuoi bene a Rock e mi li sposa. E sono sicuro che mi farà felice. Mi dispiace per te, ma... tu chi mi puoi dare? Miserie, privazione. No, io li tengo senza la ragione. In questa situazione sono sicuro che li perdi senza la ragione. Che li perdi a faccia uno, ma non si capisce, mia valo con mo. Una volta che sì e una volta che no. Shut up! La situation è risolta. Giui, armando alla home. A sto cincenno. Ehi! Cincenni, ci sei tu e chi sei? Chi ti vuoi preso? A ricordo di sta faccia! Ora santi di Dio! Pensateci voi, sta figlia! Pensateci voi, sta figlia! Aiutate! Oh! Ma ci pensiamo più a sto momento? Piuttosto pensiamo alla salute! O ci a fare una magnata e una bella bevuta! Che dici? Vieni a fare... Come
che tristezza, che dolore, che pena che ti darò, che tradimento, Giovanni, penso ogni momento. Che uomo le tradimenti, che uomo le gnauto, ma chi è le femmine di voce? Oh, oh, chi te le capisci? Non hai le femmine, per quello, chiudi esso, hai rubato. Quello pensi sempre all'interesse, pensi sempre a fare l'intriccio. Quello a me non mi ha mai potuto avvedere. E io saci pure perché. Perché, sai, credi che per la felicità della mia ci serve la massarina e ne tieni. Boh. Giova, tu pensi in auto? Però, io sono niente in capo di tanti chiari, mi sembra tanto una cosa organizzata, una cosa intrecciata. Anche perché, Giova, stamattina, quando te ne ha parlato con i giovani, no, ma guardo di festa all'occhiatina. Oggi ne uno sguardo a destra, a sinistra, oppure a ripino. Giova, secondo me, giovani, tutti quelli che ti ha detto, ti scivi da Lugo. Secondo me, gli hanno fatto una bella fattura che le più. Ma che fattura, fattura? Ieri sera ha parlato tanto bello. Ma Giovanni, mo non li capisci, se vedi che hanno fatto una fattura, ha preso la rauta. Vabbè, ma poi pure tu dici, pure sto chiove la goccia, ma a me. Non Giovanni, tu mi metti in giù chiove, in giù c'entriamo. Tu pensi di tu, e la pensi di niente. Però, a ricordo di una cosa, Giovanni, la lucunda lì, te le scappa grosso e lo cervello fin. E dopo? Niente con buonotte tu. Ufo, 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 bufo, cufo, giua. Quello che ti credo, tu non puoi capire. Tu non puoi capire quello che ti credo. Io non so più che hai a dire. Non so più che hai a fare. Io non so più che hai a pensare. Siete, compa, non va a capire la cosa. Che ti sbittigna la sera. Ma cosa è che non ha a pensare? Ma volete chi è che non ha a pensare? C'è da fare, sul pure le voglio abbandonare, sono fatte a scusarelle, buone belle da bambazzi. Ma si sa, pensare ora non le scusa, che è venuto in americane a rubarsi più in da sé. Nella mattina, con cielo con le docce, niente è stata la briaca da divertire. Se può campare, la danno della vita, e sembra a me come luce me, non è tanto più. Non ci vuoi più pensare. Che pensare, che pensare. Non ci vuoi più pensare. Che pensare, che pensare. Giova, dacci a che mi ha pensato. Giova, da stamattina io mi capirei che tu ragioni a me. Se è fatto no, esci di lista e tutta voi che sti ingattivo. Giova, a me mi te fa. Va a mangiare, fa il bicchiere. Fa il piacere, io mi piace, tu mi accarone. Forse ha ragione per te. Il tempo guarisce tutto. Gioi, mi sei dato la gioia in l'amore e il dolore in quello tradimento. T'avessi a cima, ce la faccio. Anzi, la soffri e dopo non la pentì. Andando di mo, per scordarmi di questo guai, lontano, più lontano ne va. Thank you.
che proprio non vuoi vedere. Giovanni. No, no, no. Tu non scappoli, tu hai sapere la verità. E sei uscito apposta per la mia regna, per il parto con me ti cacca e fissare. Tu hai da sentire. Ma perché? Fammi capire una cosa. A questo ne avassi la tua due pezzenti che mi ha fatto fare. Giovanni, quelli che tu sentessi stamattina da Giovanni, eri tutti una pensiera. Uè, precisa, riuscita la combinazione. Giovanni va bene solo a te, a nessuno. Ci sono pensato di chi e attramo tutte cose, per salvò l'amore vostro e smascarò con un piteo se lo cantò. Hai capito? Adesso? Sì. Giulio, sì. Ma lui è quello che ti è delusione. Pa, ti ha sentito la boccata? Io mi sa che mi sono sciumuli. No, che ti sei sciumuli, ti giuvino, pa. Sì, Giovà, è lui! Giulio! Giovà! Abbraccio, sta bene, ti sta giovendo. E vieni, eccola. E che serate, due note, stelle verde di Natale, sole che in mezzo al mare ti sognava. Canta pure, è professore, qua a sinistra e qui a destra, come soltate. Ma che cosa mi va a dire di Pasqua? Beh, io ti avessi sempre a domandare, però. Perché ti sono mai marità? In mera me, ma stiamo a dire, voi tutti questa canzone, prima che a me, e poi tu, Pasqua, e ti accusciamo chi ha, ora mai.
Sono messa allo scurdo, chi la fa? Ti ragione. Sai a che serve a parlare dello passato? Piuttosto. Forse volessamo parlare di questo momento? Ma sera, è come se Lucia mi avesse parlato. Ma dite, Pasqua, perché ti fai una passeggiata? Sono venuto verso la fonte. Io però, potrei dire sinceramente, da poco mi avessi voluto parlare. Mo, sai che mi succede per l'emozione? Dico, ma che ne parlo di Giuliano? Esatto. A te può sembrare quasi ridicolo, animo a che stetta mi mette a parlare d'amore, però tu la sapevi che ancora stetta, quando la fiamma si appiccia, ti casa il muore. Questo va un po'. Ti preoccupa. Rosalegna che la fonte che sta con cari lucenti. Tu tutti questi complimenti che mi sei fatti e ci ha pensato ancora. È certo che accetti la proposta, ma provate, insomma, che la giurezza di primo pelo. Signorina di primo pelo. Ma due di prima cosa. Ci sto tempo, però mo non piacere di addumanno. E me la da fuoco tutto il cuore. Risaccio che per te è difficile. Però. Me la da fa. E te li faccio, lo sai, mi devi fare felice, io faccio tutto quello che mi dici, mi stai pure in terra e te faccio. Ma che ha proprio buono, come il marito va buono. Allora, sin da me, per un bel di giuino, e l'andra l'amore, sì. Ma perché? Però quando ho tanta soldi. Ma chi c'ha da fare della ricchezza senza l'amore? E dopo, tu non insegni niente con il signore, che ha fatto con il signore. Dimmi, che non c'è, quello ha tradito a me, ha tradito l'itre, e mo che si sposa a Fede, tradisce pure a Fede. Ma che dice? Quello è lo spacca l'uovo, Pasquale, lo capì o no? E dopo, mo gli ha detto tutto questo fatto come vai. E ti sembri bella a te, che si fu sposo giovine e in dante fu l'amore in Chiccarmele, ti sembri bella? Chiccarmele, Pasquale. Chiccarmele, tutti i cari. Sì, Chiccarmele. Ma che brutta porcella, hai capito? Ma perciò
stava tanto a callare. Ma tu vedi, innanzi, certo che le genitori è sempre venuto a passare. E dove? E se mai, io mai, ti ne cerca scusa giù, ma è una parola quando mi sono fatta soffrire. Eppure a Giovanni, no! Mi sono fatto soffrire più di un anno, povera! Chiamami la casina a cercare... No, ne passo, non c'è bisogno che mangi una veglia! Quando sto più persone felici nei giovini, quando è tutto cose! Ma come ha fatto a sentire tutto cose? Perché c'ho rita la fondogna, yes, Giovanni! Però ci ho fatto la scuola prima, Ma, mo te perdono, Giovanni! Sta ringrazio Luciene, che ma sera da man... Che una sera da mannato, che padre e figlio si salvano. Oh, e che la faccia un zazzarato di quello americano tra di loro? Ma volevo un canna figlio e genitore. Capito? Ma non ci si scherza. Ho pensato ma dove sta? Giuvi, giù a scite, che aperto vuoi parlare? Papà. Bella figlia, eccola. Papà, per me ti fai dici mamma, figlia bella. Aspetta, ci stiamo tutte cose. Ma... Giove, forse per ragione. Oddio, ma io ti ho sentito, ho trovato rumore, sti piedi, sta gente che vuoi in giro, e chi è? Aspetta, aspetta, fammi riportare la cosa. Ma questo è niente, non me ne porto niente. Oddio, sto. Basta, io te lo so detto, la commedia è la fine, a me non mi interessa niente. La commedia è la fine, se no stavo tenendo i pesci lisci. Due volte sono stato tradito, due! Mo, già basta, io mo sono fatta la ricchezza a tutta la casa, lo sapete? Mo ti faccio! Oh, certo che sei non tu a me! Possibile che hai un bozzo folo come di me? No! 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 Non è folo come di te! Dopo tutti quelli che c'è stato tra di noi, solo io ti includerete di sposarti e tutti i tuoi doveri, E me li si promesse. Non te la ricordi più, quando aprimirono pure elle, nu morte di fame, Però ero innamorata di sta Carmela Tirtacone, E io ti sono dati tutti di me, ne nasci munita. Ma mo, basta! Mo, perché te li quadri? Ti ho sposato anche giù? Giù no? Ma tu che bella comanda, Io, sai che ti faccio? Carmen, please, l'anno mi sento a parte. Io mi sposo che mi pare più. Tu li sica, vuoi bene sempre solo a te. With my heart and my spirit. Che tutto il cuore è là. Ma lasciamo fare tutto lo dici. Io mi sposo giovedì. Uè, cagai che non zio, finisci a parlare in questa maniera e parli da fatta mamma a te. E che ti avvi? Che a me mi ti usi le porce come da te. E che togli la carne da macello? Basta, basta, ora vai al punto a Pasquale, a Giui e pure a Giovanni, che tu si nomini pieno di inganno, basta. Meno male. Mi piace, Tu Lazzarello. Ma cosa ti vuoi dire, carissimo signorino che sta qua? Noi siamo sentite tutte cose, che se sposa Giui a me, e nomini. E si capito? E non un quacquara qua niente. Voglio! Proprio, ma vedi che te le guento. Tutto a posto, ma spremo, tutto è finito. È finito. Fatto tutto a posto. Tutte belle preparate, bella roba. Avete intrappolato. Pensa che io sono voluto bene a tutte e tre. Shut up. I am a very, very good person. Sono una brava persona. Sì. Pure per fa la figura del professor. Yes! Alright! Lo vuoi bene lo stesso? Ma no, no, Come on.
Mi la puro in te di lei. Ma un caso. Cavo su c'è il capace. Ma che dici sta voce? Non è di più. Non è di c'è. Ma adesso. Ma che la voce? Ma c'è che la fa? Pasqua. Troccando. Oddio. Pasqua. Troccando. Ma Pasqua, vieni che. Ma se lo sapete un po'. Ti voglio abbracciare. Ti. Che sono diretta a portare la pace. E a cucinivia. Oddio. Oddio, cucinivia. Ma... Ma il frie! Se prende il pigiano fuso, ma all'America come sa usa? Se parte paura! Quindi è l'usanza, è la coscienza che mi parla. Siamo tutta brava gente, noi potremmo andare anche l'odio. E dopo tutto, per me, oggi, è pure una bella giornata. E che m'annuncia che pure io mi sposo! Che cammina! E tu, Pavasca, parla sempre di Moni e di Masserini. Facendoci un bel picchino, che tanta allegria! E a me mi ha passato pure che la tremarella, secondo me ci stesse proprio tra una bella santarella.
Pace bene e sante mattine, a rinunciare e a vicine. Ehi, dico, pure tu hai potuto sono di Sabella, tu sei Sabella dei miei, io mi sono venuto a fare. Ehi, date buone, che oggi è festa per tutte, pure io una volta che andavo a Bandergia, ma una canzone mi è rimasta la mente, cioè, l'amore. L'amore è una pazzia, quando avete, non se ne va, poi lì, poi là. Ma se ne va a sentare, ma si più grosso. Addubbate
E le spose inizia all'altare stanno ginocchiate. Lo sposo non fa una mossa, perché è troppo commosso. E quella sposa mostra una risarella e non fa vedere catena tremarella. Ma alla fine della giornata, chissà quanta cosa sta preparata. E le parenti impumatate, tutte le banche stanno assettate. E chi sa appunto le velette, e chi sa mire le scarpette, chi sa giusto il cappello a forma di vase, e chi a rete si soffre lunose. E alla fine si arriva allo banchetto. E che guai quando non lo cale stretto. A cacchedune gli fa comodo, lo scomodo, perché sto a leggere contatti di comodo. E quando tutto si è settato, lo vocie è moderato. Ma appena un'oretta passata, si assiste a un fenomeno naturale che si dice inversamente proporzionale. Perché quando è chiusa abbasse e lo livello delle bottiglie, e chiusa la forza delle bugie. E chi vuol cantare? E chi vuol cantare? E tutto quindi con un bicchiere alzato canta pure lo brindisi della Traviata. E oggi pure a Roccantonio e Carmine, a Pasquale e Rosinelle, a Giovine e Giovanna, gli auguro felicità di 100 anni. Ti dico, canta cose se tu ce ne dico, canta cose. E vive, l'esperienza, l'età, tanta cose fa imparà. So girare l'umano per quanto è tanto, e so viste cose brutte e cose belle. Quello è diventato ricco, io sono rimasto poverello. Ma pure te il resto si scide, si dà da fiume e si gira. Che pensieri in un momento di nocciolo? Se ne gole senti, il reggene, pure io. Fa, se ne gole, che una certa età, fa. Grazie. Ti reggene, se ne gole. Pure io me ne sono ido da una testa. Sono passato là da fiume, sono ido a fatti all'estero. E cantare in trovo le sere, stracche morte. E te vistussi in cima all'uletto. E ne chiudevo innanzi l'occhio, la lontananza mi faceva venire una ricordanza. San Lorenzo, la piazza del mercato, San Michele, San De Grecia, la Basilata, l'Archindriano, la piana di San Rocco. E mentre mi vedevo queste cose, una melodia, ma girevo dentro la coccia. E io me lo volessi cantare, ma e manda un barito a cantare, manda un barito a fatiare, però non aggiusto su, ci sto una bella compagnia che arriva, non ci pensi che e a me dice, ma ci passa in testa una bella canzone, però una cosa voglio dire, questa canzone l'ha scritta un paesone nostro, un grande paesone nostro, il maestro Antonio Di Occhi. Una vez.
regia Paolo Milanese. Direzione artistica Antonello Scarinci. Buonasera a tutti, permettetemi un ringraziamento prima di tutto al pubblico, calorosissimo e numerosissimo, grazie. E un saluto a tutti. Saluto le autorità civili, militari, anche quelle religiose, vedo. Permettetemi di salutare anche Antonio Potere, segretario provinciale RAI. Tante fortuna il presidente della compagnia teatrale di CAF UNE. E Boris Giorgetti, fiduciario FITA Abruzzo. I saluti al pubblico, all'autorità. Credo sia opportuno ringraziare tutte le personalità, le associazioni che hanno collaborato a mettere in scena questa commedia musicale. Come avete potuto leggere dalla brochure di Prezzo di Sala, sono quasi mezzo secolo, 48 anni che ad essa non riviveva questa grande emozione, soprattutto perché parliamo di una commedia musicale scritta dal maestro Antonio Di Orio. E quindi noi siamo stati onorati di rappresentarla questa sera. Diciamo questa operetta si mette a corollario del cartellone celebrativo del trentennale della scomparsa del maestro Antonio Di Orio, iniziato il 17 marzo di quest'anno e termina con questa operetta in questi giorni. Io vorrei qui vicino a me, Paolo già c'è, il regista, vorrei invitare vicino a me il maestro degli Opili che ha curato il coro. Sul palco colui che ha trascritto e arrangiato le parti, che ha reso fruibili le parti da parte di questo ensemble, il maestro Angelo Castronovo. Naturalmente è un piacere invitare sul palco anche il maestro Fausto Esposito, cultore. Esposito, cultore delle musiche di Antonio Di Orio, grande studioso, e quindi la scelta in modo piacevole è ricaduta sulla sua figura e sulla sua professionalità. Ho dovuto scrivermi tutto perché sono talmente tante le persone da ringraziare, siamo circa 98 persone che hanno partecipato a questa produzione, quindi già questo è un grandissimo risultato. Dicevo, il cartellone celebrativo diciamo, è partito il 17 marzo in concomitanza con i festeggiamenti per il 150° anniversario dell'Unità d'Italia, che ha visto diciamo, in prima fila un'associazione longeva a cui sono legato, è l'associazione che poi è capofila di questa organizzazione. E quindi io devo ringraziare pubblicamente il complesso bandistico, adesso 87 maggioretti, il maestro Antonio Zizzi e gli insegnanti e collaboratori della scuola, la scuola di Lenno, con tanta gentilezza e un capo per essere qui questa sera. Poi permettetemi anche di ringraziare le altre associazioni. Innanzitutto
la situazione così il prodromo di tutta l'operetta, forse la, sicuramente la più longeva, che ha sempre investito e ha sempre contribuito e corroborato la figura del maestro Antonio Di Iorio nella sua diffusione, non solo nella provincia e regione, non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale. E sto parlando del gruppo folcloristico Giovani Voci d'Oro. Il coro e il gruppo di taglio. Ci sono poi altre due associazioni importantissime. Una, lo stesso, è abbastanza datata. Ci ha regalato attori, ma soprattutto tanto lavoro e tanto impegno. E quindi ringraziamo pubblicamente non solo per questa sera, ma per tutto il lavoro profuso in questi anni all'Associazione Culturale Aritix e Studio. Bravi. E poi devo ringraziare anche e soprattutto un'altra associazione che ci ha donato moltissimi attori, tanta esperienza, disponibilità infinita, l'associazione culturale di Stucca Pittura. C'è un'altra associazione importantissima, stasera forse abbiamo poche persone presenti, ci ha donato questa scenografia bellissima e parliamo dell'associazione Amici del Presepe, sezione della Presa. Voi pensate, c'è una personalità grandissima, infinita, che fa per 3, 4, 5 associazioni. Penso che chiunque qui presente sia stato aiutato prima o poi dal signor Romolo Gargarella, quello che ci fa. Ringraziamo la scenografa Saba, la signora Annalisa, dove è Annalisa? Lì. Direttore di palco. E ringraziamo, vediamo sul palco anche Raffaele, Santino e Nicola per il lavoro. Ringraziare il trucco che ha pensato a truccare e a curare l'estetica dei nostri attori, Giovina Sacco e Valentina Villanese. Il service Musica Fa di Lanciano, speciale ringraziamento a Luigi per tutta. Poi ringraziamo Paolo e Giorgio Cinali Fotografie per il video e il servizio fotografico che saranno a disposizione presso un'attività commerciale. Poi ringraziamo anche tutte le ragazze, le maschere degli Stucca Pittura per svolgere questo lavoro efficientissimo. Prima di invitare le autorità sul palco volevo invece far salire due personalità particolari. Il primo lo conoscete tutti, è infinito e ha collaborato in modo strettissimo con il maestro Antonio Di Iorio. Io sto parlando di Don Lino De Rinis. L'altra personalità è Verdecchia Giancarlo, figlio Verdecchia Fausto, che ha scritto i libretti delle commedie musicali, delle operette, delle opere del maestro Antonio Di Iorio. Prego. Conoscesse nell'aneddoto del maestro e quindi cedo il microfono. Allora, innanzitutto devo dire bravi, bravi, bravi.
E se ve lo dico non così per dire, lo dico perché mi è piaciuto veramente. Io innanzitutto vi porto il saluto del mio padre, purtroppo non è potuto venire causa l'età, 91 anni. Però vi assicuro che sarebbe stato felicissimo e onorato di essere qui. Io questa è una commedia che ho visto nascere, perché quando il maestro Di Odio veniva a casa mio padre, durante il pranzo, le cene, si parlava sempre di questa commedia, di come farla, di quali musiche e tante altre cose. È stato bellissimo, sono nato con loro praticamente, perché anche io faccio teatro. E vi posso dire che io sentivo sempre parlare di altri e di Atessa. E devo dire che sono le due città che hanno dato il Natale a questa commedia. Forse, anzi sicuramente, le due città più importanti. Le due città che sono unite da due bellissimi teatri. Due teatri che producono cultura. E vi posso assicurare che quando c'è la cultura c'è una nobiltà d'animo e si vede. Grazie e tanti auguri a tutti. Paese me d'Abruzzo è senza nome, mai nemmeno neanche il Garrone. Tra su mare e Samaiel, o paese o casale. Ci tenevo a sottolineare una cosa, è difficilissimo organizzare una produzione del genere, creare sinergia tra le varie associazioni, tra le varie personalità, ma dico al pubblico, ai non addetti ai lavori, ma anche a qualcuno che qualche volta se lo dimentica, è difficile contemperare tutte le esigenze che si trovano per strada. Due sono le più importanti, l'ottemperanza delle esigenze artistiche, la scenografia, il coro, l'orchestra, il corpo di ballo, gli attori. Poi è ancora più importante ottemperare alle esigenze di bilancio, far quadrare i conti, cercare di creare più sinergia possibile per risparmiare, cercare di non creare mai sprechi, ma di investire fino all'ultimo centesimo con il lavoro e poi con le risorse finanziarie. Quindi è opportuno ringraziare tutte le, diciamo, gli enti che hanno partecipato e che, come promesso, copriranno le spese. Ringraziamo l'amministrazione comunale di Atessa, l'assessorato della Regione Abruzzo alla cultura, la Banca Credito Cooperativo, e invito le autorità presenti, il sindaco sul palco per un saluto come garanzia, l'assessore alla cultura Enzo Pellegrini. Vabbè, fatto che forse non dormi più la notte. Dopo quello che avete fatto, io credo che stasera sgaleggiate il bilancio comunale. Quindi avete guadagnato sicuramente qualche punto in questo senso. Io, ecco, qualche difficoltà ce l'ho questa sera, da dove cominciare? Veramente io personalmente, ma credo tutto il teatro, è rimasto entusiasmato per quello che avete fatto e chiaramente, lo dico con commozione, vi devo dire grazie. Grazie perché avete riportato la figura del maestro Di Odio in questo teatro, come diceva Antonello, dopo 48 anni. Io qualche vago ricordo credo di averlo. Ho ancora negli occhi le scenografie e qualche personaggio che ricordo dell'epoca. Quindi voi direte, ma no, c'è qualcosa di più di 48 anni, certo. Però sono un alessandro radicato, sono rimasto sempre qua a dare il mio contributo sotto tutte le diverse forme. E quindi vi devo ringraziare, veramente siete stati bravissimi, gli orchestrali, il maestro, i due collaboratori.
tutti quanti voi, non sono da cominciare, ma vi associo tutti quanti, veramente qualcosa di entusiasmante. Ti devo dire che ero un po' perplesso quando sia Antonello che l'assessore Pellegrini, quando hanno sposato e mi hanno proposto questo spettacolo, perché abituati a fine anno a fare, ad organizzare un concerto di fine anno, avevo qualche perplessità. Questa sera, come ho già detto, mi devo ricredere. Ma voglio chiudere, non intendo andare oltre. Una riflessione ho fatto mentre seguivo con attenzione. Da una parte mi sono chiesto, ma perché? Dove sono stati questi signori fino ad oggi? Perché c'è stato un vuoto? Perché non si sono espressi già prima? Dall'altra parte invece ho fatto un'altra riflessione, visto gli appuntamenti questa sera, domani sera, il 4 gennaio, forse mi avete fregato, scusate il termine, molto probabilmente non ci sono, aspettavo un appuntamento da circa 40 anni e il 4 gennaio sono impegnato per quell'appuntamento. E sto dicendo, questa produzione non può rimanere in questo teatro, questa produzione deve girare i teatri del nostro Abruzzo, lo so che è difficile. Bisogna trovare il modo per portare questa produzione fuori dalla città, altrimenti rimane queste belle serate di ricordo per voi, per noi atessani, ma dobbiamo onorare ancora di più il maestro Pione. Quindi chiedo un impegno da parte vostra, dobbiamo trovare il modo per adoperarci anche in questo senso. Grazie. E faccio i migliori auguri perché si possa continuare. Grazie a me. E la parola all'assessore che si adopera e organizza sempre questi eventi, io dico con eccellenza. Grazie. Grazie sindaco, grazie a tutti quanti voi che puntualmente apprezzate l'opera che tutti quanti questi signori che stanno sul palco e non solo, anche dietro le quinte, con tutto il loro lavoro e il loro impegno, portano in scena questi spettacoli, questi appuntamenti. Io credo che l'opera che è stata rappresentata questa sera sia proprio il culmine di un'attività che è cominciata da qualche anno fa e quest'anno, appunto, con l'appuntamento del trentennale della morte del maestro Antonio Diorio, abbiamo dovuto onorare. Appuntamento che diceva il sindaco classico del 30 dicembre del concerto è stato sostituito, secondo me, degnamente da questi appuntamenti, ma soprattutto per un motivo molto semplice, dove, come diceva Antonello prima, con la collaborazione di 4-5 associazioni, di oltre 100 persone, tutte di Adessa hanno messo su qualche cosa veramente di eccezionale, come diceva il sindaco, sicuramente da esportare per far conoscere a tutti quanti il numero più alto di persone possibile. Quindi credo che questa sia la dimostrazione effettiva che Adessa non è, come qualcuno dice, morta. Io penso che sia vivissima e questa sera ne abbiamo avuto la dimostrazione. Secondo me sfido chiunque a trovare un paese delle nostre dimensioni dove si produce quello che abbiamo visto questa sera. Quindi grazie veramente a tutti quanti voi, a tutti l'associazione, al maestro, agli orchestrali e a tutti quanti voi. Grazie a tutti, buon anno. Tutta la produzione vuole regalare al pubblico un'ultima canzone che abbiamo sottratto dal copione per impermeare ancora di più la commedia musicale sulla testa, ma era un peccato perduto una canzone del genere, una forse delle più belle canzoni del maestro Antonio Diorio. Quindi se il maestro è pronto, se il coro è pronto,
vorremmo regalare una bellissima canzone dal titolo Mare Nostro, e con questa canzone vi salutiamo. Grazie. Thank you.